Ormai è praticamente un luogo comune. Sembra che i giochi odierni non riescano più ad offrire quel tipo di sfida che caratterizzava i videogames di una volta. I bei titoli classici di un tempo, quelli della nostra infanzia. Vi ricordate i pomeriggi passati a cercare di battere quel particolare boss? Gli infiniti tentativi nel superare quel determinato livello? O catturare quel dannato Pokémon leggendario? L'andare un po' a tentoni per cercare di risolvere quell'enigma? Fuggite, piccioni! È Sigmund Freud. Ricordate la necessità di chiedere aiuto al vostro amico perché da soli non riuscivate a finire quella maledetta missione? All we had to do was follow the damn train, CJ! Che fine ha fatto la difficoltà? Benvenuti su Nvidia. Io sono Monte e questo non è Player One. Innanzitutto, chiariamoci, non intendo parlare di casual gaming, giochi su social, smartphone e via dicendo. A prescindere dal fatto che possano, col tempo, prendere il sopravvento e distruggere per sempre l'industria videoludica come la conosciamo, si tratta di prodotti esplicitamente creati per essere fruiti da un pubblico meno dedicato. Sicuro, a loro modo possono regalare qualche soddisfazione, ed è possibile imbattersi di tanto in tanto in qualche piccolo gioiello. Ma si tratta pur sempre di giochi con un target generalmente molto ampio e non necessariamente composto da videogiocatori canonici, con tutte le implicazioni che ne derivano. We're born mobile. It's our world, our way. Or my way. Insomma, non mi lamento se il livello di sfida offerto da Angry Birds smette di stimolarmi entro la prima mezz'ora, perché è chiaro che si tratti alla meglio di un gioco pensato per ammazzare il tempo alla fermata dell'autobus. Non certo per mettere alla prova le mie reali capacità. In altre parole, i casual games sono per definizione giochi semplici e accessibili. E per come la vedo io, è opportuno considerarli come parte di una categoria a sé stante. Il vero problema è che anche ignorando i giochi di quel tipo, la situazione resta abbastanza drammatica. In genere, il titolo medio AAA fatica parecchio a mettere davvero in difficoltà un giocatore semidecente, tenendolo al contrario per mano durante tutta la durata della spesso breve esperienza. Questo perché? Perché i videogiochi sono così facili? Perché non sembrano volerci dare del filo da torcere come un tempo? In parte la colpa è nostra. Spesso finiamo col perdere di vista alcuni fattori fondamentali, come il fatto che siamo cresciuti. I giochi ti sembrano più facili di quando avevi 6 anni? Ma non mi dire. Sei anche più bravo con la tabellina del 7? Via! Vai! Ma vai! Ma vieni! Ma chi sei? Ma chi sono? Si tende non di rado ad idealizzare le proprie esperienze passate, ed i ricordi che ne conseguono finiscono col basarsi più sulle sensazioni provate che sui fatti. Tutti portiamo dentro il ricordo di un qualche livello, o tracciato, o missione, boss o quant'altro, in grado di farci rievocare ancora oggi flashback in stile Vietnam. Ma sarebbe opportuno affrontare la questione in maniera razionale. Provate a rigiocare oggi il livello, boss fight o quel che più vi ha fatto sudare da bambini. Per quanto ostico, difficilmente riuscirà a darvi del filo da torcere come quando eravate poppanti, salvo rare eccezioni. Se da allora siete invecchiati tanto da aver perso letteralmente i riflessi di un tempo, è un altro discorso. Il punto è che spesso si finisce col dimenticare quanto l'esperienza passata possa distorcere la percezione dei fatti. L'approccio stesso ai videogames è profondamente diverso rispetto a qualche anno fa, e non parlo unicamente a livello sociale. Basta guardare i mezzi a nostra disposizione. Che succede se domani resto bloccato in un gioco? Chiaro, prima di arrendermi mi accerto di averle provate davvero tutte, ma se la cosa inizia a farsi noiosa e mi rendo conto di star perdendo davvero troppo tempo, non mi pongo poi chissà quale dilemma morale a servirmi di internet. Generalmente cerco nei forum dedicati la domanda di qualcuno bloccato nelle mie stesse condizioni, eppure molti preferiscono seguire guide specifiche o persino interi walkthrough su YouTube. Ovviamente qui si scende nel soggettivo. C'è parecchia gente che, incurante degli spoiler, si segue passo passo le gesta di giocatori mostruosamente più abili prima o durante la propria avventura personale. Al contrario, altri rifiutano categoricamente qualunque tipo di informazione non fondamentale prima di provare un titolo in prima persona. Spoiler.
Nel mio caso, il gioco deve valere la candela. Ci sono titoli che intendo approcciare completamente alla cieca, ed altri che scelgo di completare senza l'aiuto di internet. Ma con molti giochi non mi faccio poi troppi problemi a fare uso di Google se davvero necessario. Ad essere onesti, il web ha offerto ai giocatori molto più che semplici consigli e risposte per affrontare la barriera della difficoltà. Se si parla di PC gaming, tra mod, file di salvataggio, trainer e via dicendo, è virtualmente impossibile ritrovarsi davvero senza alcuna speranza di procedere in un videogioco. Almeno non quanto un tempo. A prescindere da come e quando lo si usi, si può comunque dire che internet stia viziando noi ed una fetta colossale di giovani giocatori, ormai estranei a quel tipo di maniacale dedizione che per forza di cose si riservava alla soluzione dei problemi nei titoli di un tempo. E ricordate quanto era drammatico rimanere bloccati in un gioco qualunque prima di Google? Non solo molta meno gente giocava a videogames, essendo impossibile radunarsi in piccole comunità online, cercando aiuto ci si poteva rivolgere al massimo a qualche amico o parente, ed anche ammesso che avessero familiarità con il concetto di videogioco, era piuttosto raro trovare qualcuno che avesse effettivamente esperienza col titolo che ci dava problemi. Disturbo? No, è che sei matta, ero qua con Mario. Allora, vedi, quello lì è Mario Bros, che deve liberare una principessa che è nascosta dentro un castello. Per arrivare a questa principessa deve superare un sacco di ostacoli e deve fare un sacco di salti, no? Un tempo i giocatori più disperati potevano al massimo sperare nell'esistenza di una guida strategica ufficiale o nella comparsa di qualche articolo dedicato sui pochi magazine dell'epoca. La generale carenza di informazioni contribuì a generare intorno ai videogiochi una particolarissima aura di mistero, alimentata non di poco dalle decine di leggende metropolitane che pian piano iniziarono a spuntare sul conto di numerosi titoli. Se quindi qualche anno fa c'era la possibilità che si diffondesse la storia di un Mew nascosto sotto un camioncino, al giorno d'oggi, ad esempio, il mondo conosce il Pokédex completo ancora prima delle release dei nuovi titoli. Se un tempo si poteva facilmente credere che fosse possibile salvare Aerith, o spogliare Lara, o trovare la Triforza, al giorno d'oggi si arriva spesso a conoscere nel giro di qualche ora la quasi totalità dei contenuti di un nuovo gioco, grazie a data mining. Oggi posso dire, questo gioco è stato aperto, so che non c'è nulla dietro questa porta, mentre qualche lustro fa sarei rimasto con l'eterno dubbio di star sbagliando qualcosa. Sapere quanto al giorno d'oggi i giochi vengano spolpati da gigantesche community infonde un inconscio senso di sicurezza. Se hai un problema di qualunque genere, è molto probabile che tu non sia stato il primo ad averlo. Dunque, altri ne avranno già discusso. Che ce ne si renda conto o meno, questa conoscenza capillare dei videogiochi, dei loro contenuti, delle loro meccaniche e dei loro segreti, li rende sì un libro aperto, ma sotto certi aspetti anche meno criptici e affascinanti. L'assenza di internet permetteva ai videogames di sfuggire dalla nostra reale e profonda comprensione, ed anche solo approcciarli con quelle premesse rendeva l'esperienza decisamente diversa. Sentirsi virtualmente soli al mondo contribuiva indubbiamente a far percepire i videogiochi come più misteriosi e quindi più complessi di quanto realmente fossero. Ricapitolando, la sostanza quindi è che non è che i giochi siano diventati più facili, semplicemente fra l'avvento di internet e voi che siete cresciuti, li percepite come tali. Ma andiamo. Inutile prendersi in giro. I videogiochi sono più semplici di un tempo. E la ragione è anche molto banale.